Devo dire che io questa esperienza qua a Bologna è iniziato male. All'inizio per la situazione della società. Poi si è risolta la situazione della società, è iniziato il mio infortunio, che poi, ripeto, mi ha permesso soltanto di rientrare a fine dell'anno scorso. Rientrato una volta, fatto male di nuovo, e per fortuna, hai detto benissimo, sono riuscito di rialzarmi di nuovo, che per me poi comunque è la cosa più importante nel nostro mondo, perché poi infortuni fanno parte del gioco, e momenti positivi e negativi fanno parte del gioco, però la cosa più importante è rialzarsi sempre e rialzarsi bene. E sì, magari, visto che voi ci tenete tanto anche alle statistiche, io ho fatto quest'anno 17 presenze, non ho mai perso io, tranne quella col Palermo, dove io sono entrato a 2-0 e la partita è finita 3-1, per cui ho fatto 1-1 pure lì. L'anno prossimo, sì, sarà molto importante in tutti i sensi. Partendo dalla società, le idee che ha la società, cosa vuole fare, attraverso l'allenatore e poi noi giocatori. Sicuramente assaporare cosa si prova ad arrivare a fine campionato oltre ai 50 punti. Ci sicuramente fa venire voglia di mangiare di più, ecco, di giocare, di fare qualcosa in più rispetto magari alla solita cosa. Però ripeto, ad arrivare a quell'obiettivo ci vuole tanto lavoro da parte di tutti, che poi deve essere programmato, organizzato, la società di cui io ne faccio parte come impiegato. Come si dice, si usa dire anche per le vacanze, no? Sono belle perché finiscono. Per cui si potrebbe dire in una certa maniera sì che è un peccato perché è vero, la squadra sta andando bene, abbiamo ottenuto dei risultati non buoni ma ottimi. Però anche per fortuna prima o poi finisce anche il campionato. Ecco. È sicuramente molto bello a finire in questa maniera qua. Ma non perché magari come qualche mese è successo qualcuno già iniziava a parlare di solito Bologna a fine anno, ma perché è una soddisfazione enorme per tutti quanti noi, per il lavoro svolto durante l'anno, partendo davvero dal primo pezzo che sia la signora che pulisce e gli spogliatoi, fino all'ultimo presidente che ci versa l'ingaggio a fine mese. Per cui dopo l'inizio dell'anno, nessuno se l'aspettava che a maggio eravamo qui a fare un certo tipo di conferenza stampa, perché anche, immagino anche che i miei precedenti nelle ultime settimane avranno avuto da raccontare tante belle cose, che poi ce la siamo sudati tutti quanti, ripeto, dall'inizio fino alla fine. E poi, se uno arriva qua al campo, vede anche che per noi non è finito ancora qui. Perché noi abbiamo ancora, cioè si è riaperto, diciamo, un altro obiettivo che possiamo raggiungere domenica andando a vincere a Parma.